Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Qua è Megozzo che vi sta parlando a bomba su questo nuovissimo episodio della vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior. Anche se in realtà in questo episodio c'entrano sia Ronaldo che Ronaldo Junior. Allora, velocemente, per chi sta seguendo la vicenda che è successa in qualche video fa, dove Ronaldo e Ronaldo Junior sono stati incastrati da Jasmine, da Sfera e Basta, sono finiti in carcere. E nell'episodio precedente il bambino del futuro, ragazzi, è riuscito a farli evadere. Soltanto che adesso dovranno iniziare a pagare le conseguenze di questo gesto, anche se in realtà loro non hanno fatto niente, sono solo scappati. Però sempre evasione è dalla caserma dei poliziotti o dei carabinieri. E quindi in questo video vedremo come andrà a finire, perché questo video, ragazzi, ve lo dico già, è finita. Cioè finisce tutto. Quindi importantissimo, lasciate un bellissimo mi piace, un commentone, iscrivetevi anche al canale, perché arriveranno dei video un po' diversi dopo questo video qui. Per cui mi raccomando, non perdetevi i video, che alla fine saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram. Quindi basta che cercate @arialettoni e il gioco è fatto. Bene, quindi detto questo, ragazzi, passiamo al video, che le cose si fanno veramente interessanti arrivati a questo punto. Attenzione, ragazzi miei, o meglio dovrei dire pagliacci miei, perché siamo a un punto di svolta. Allora, come vedete, siamo Ronaldo Junior, siamo con papà e siamo con Dante, il ragazzo del futuro che, sapete, ci ha salvato dalla caserma dove che stavamo. Papà sta dicendo che siamo letteralmente spacciati. Sinceramente, ragazzi, lo sto iniziando a pensare anche io. Volete sapere perché? Ecco il perché. Devo cercare di non farmi vedere. Provo a mettermi qui, vediamo. No, non mi fa abbassare, allora devo stare più qua, più in alto possibile. Casa nostra, ragazzi, è piena zeppa di carabinieri barra poliziotti. Cioè sono arrivate 1, 2, 3, 4, 5, non so, 8 pattuglie, ragazzi, con carichi di poliziotti, e stanno veramente circondando tutta la casa. Stanno parlando lì con la mamma, non so se lo si, non posso sporgermi oltre, ragazzi, rischio di farmi vedere. Mentre altri poliziotti e carabinieri sono in casa, ragazzi, giù, e stanno controllando in qualche modo tutta la casa, e sperando di riuscire a cercarci. Volevo sentire l'idea di papà per cercare di trovare una soluzione a tutto questo. Anche perché non possiamo pagare, siamo innocenti e ci hanno letteralmente incastrato in ogni tipo di modo, in modo tale da poter sembrare il più possibile colpevoli agli occhi di chi ci giudicherà, in questo caso in tribunale. Per cui papà non vede via d'uscita, lo vedo, guardate ragazzi, lo vedo un po', come dire, scoraggiato, guarda la sua faccia, no? Sta proprio, no, non ne vuole più sapere niente, perché guarda, dice, è impossibile scappare da qua. Cioè guardate, come facciamo a scappare? È impossibile, è pieno di poliziotti e carabinieri e non mi posso affacciare oltre. Cioè guardate, ragazzi, ci sono altre pattuglie lì che purtroppo ovviamente sono coperte dal terrazzo, però ce ne stanno. Non manco il tempo di ringraziare Dante, che è arrivato per 10 minuti. 10 minuti dopo, bam, è arrivata polizia, FBI, no, l'FBI no, arriverà tra un po' sicuramente. Per cui, siccome si è sparsa la voce di questo bambino che ha spaccato tutto, ancora non mi sono ben chiare le idee di Dante, come abbia fatto ad arrivare nel nostro tempo. Papà sta dicendo, basta ciondolare, fatto sta che dobbiamo darci una mossa, e ha ragione. Ok, l'unico modo per scappare, secondo me, a questo punto, siamo sul tetto, vediamo un po'. Ragazzi, un rischio, ma l'unico modo per scappare è scendere da queste scale, buttarsi nell'erba, fare il percorso sul prato, arrivare all'osservatorio Galileo e cercare di fare il giro e poi nascondersi. È l'unica opzione che abbiamo. Zette, ascoltami un momento. L'unico modo per scappare è da dietro, quindi dobbiamo darci una mossa prima che ci prendano poliziotti e carabinieri. Ed è un problema, sarebbe veramente un bel problema se ci prendessero adesso. Visto e considerato che casa nostra pullula letteralmente di poliziotti, tra un po' arriverà anche i militari, Forza Zancudo, vedete ce ne sono un bel po' anche qui nel giardino, qui ce ne sono 5, un'altra nascosta, non vedete, cercherò di fare il più presto possibile cercando di non farmi sgamare, dato che sono il più atletico, e poi toccherà a papà e... oh merda, quindi ci sta un maresciallo che sta interrogando il governante. Ok, perfetto, abbiamo la copertura giusta. Vai Ronaldo Junior, non devi farti vedere. Ragazzi, siamo giusto un piccolo saltino, perfetto. E come salgo da qui?
Devo fare il giro, fai il giro, Ronaldo Junior, fai il giro, veloce, veloce. Allora, sembra che non ci abbiano visto, nonostante ci siano 3.000 carabinieri e poliziotti. Vai, Ronaldo Junior, fai un piccolo saltello. Bravo, Ronaldo Junior, perfetto. Vai, vai, fai finta di niente, non ti ha visto nessuno. Mettiti qui all'angolino. Ok, ora dobbiamo aspettare Cristiano Ronaldo e Dante, ragazzi, e dire che possiamo continuare. Questi non si sono accorti di niente, vabbè, penseranno chissà che cosa. Abbiamo switchato a Cristiano Ronaldo e abbiamo raggiunto insieme a Dante Ronaldo Junior. Sinceramente sono molto preoccupato ed abbiamo appena lasciato casa nostra che si vede sullo sfondo all'orizzonte e non sappiamo dove andare, stiamo un attimo ragionando dove andare. Il problema è che siamo anche deidratati e non ci sentiamo per niente bene a nostro agio. Quindi c'è solo un posto dove possiamo andare. Ronaldo Gino, ti ricordi quel garage che mi avevi nascosto? Sì, me lo ricordo, non fare il deficiente dicendo non ce l'ho in questa. Ronaldo Junior, in questa situazione non possiamo perdere tempo, quindi ora andremo lì e cercheremo di nasconderci lì, poi dobbiamo ideare qualcos'altro. Quindi ragazzi, dobbiamo prima di tutto uscire qui. Seguitemi ragazzi, dobbiamo innanzitutto uscire qui da qualche parte perché siamo sul retro, quindi dobbiamo cercare di... Siamo troppo sospetti. Sì che siamo sospetti a girare Ronaldo, infatti si stanno girando tutti a guardare Ronaldo in questi tipi di posti. Ok, meglio se mi stanno lontani Ronaldo Junior e Dante, così non sembra. Perfetto. Salve signora, bella, la vedo in forma. Oddio, è svenuto Ronaldo. Vedete ragazzi, io l'ho sempre detto, il bello della vita reale è che possono succedere imprevisti. Ronaldo è svenuto, sono rimasto di sasso anche perché sto camminando, a un certo punto, boom, è svenuto, ha avuto un calo di zuccheri. E che dà sospetti è che la gente che passa magari si preoccupa e vuole chiamare un'ambulanza, quindi ora ci penso io. E il problema grave, ragazzi, ce l'abbiamo proprio di fronte. Lì c'è una guardia che è, a quanto pare... Sta lì a fare guardia. E proprio lì di fronte a casa nostra ci stanno altre 4 miliardi di pattuglie. Che questo, se dà l'allarme e scatta una stella, siamo veramente fregati. Quindi, se il corpo segreto di Ronaldo Junior, ragazzi, lo stende a un colpo, lo stende al primo colpo, siamo salvi. Quindi, Ronaldo Junior, concentrati. Fallo per tuo padre che sta male, Dante che gli sta dando supporto. Ok, 1, 2, 3, vai, 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 vai con la rincorsa. Pam! Madonna, gli è sbattuta testa a terra. Non pensavo di accopparlo al primo colpo, è semplicemente svenuto perché l'ho preso male di spalla. Lui ha perso l'equilibrio, ha sbattuto tipo la testa a terra ed è svenuto. Ok, questo l'abbiamo fatto. Papà, ti sei ripreso, te dobbiamo andare. Ciao papà, alzati, fai il duro, alzati, bravo. Seppur momentaneamente papà sembra si sia ripreso, dai, non possiamo perdere tempo, dobbiamo andare al garage prima che questo si riprenda e dia l'allarme perché lo darà. Dobbiamo andare al garage che ha detto papà, perché ragazzi, sinceramente, io come idea non ci avevo per niente pensato, quindi papà ha avuto veramente un'ottima idea, non ci resta altro che scavalcare e andare appunto così a caso, anche perché vi ricordo che l'appuntamento sarebbe l'Eclipse Tower che è... Oddio, ah, è qui. Forza, 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 forza. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Siamo quasi arrivati. E vi ricordo che questo era l'ex garage segreto di Ronaldo Junior. Cioè, è ancora il garage segreto di Ronaldo Junior. Però, meno male che certe auto, ragazzi, le avevo spostate a casa di Albert. Quindi, dentro ne sono rimaste o due o tre. Non mi ricordo. A meno che Albert non le ha spostate tutte. Ora non ricordo. Ok, la situazione sembra essere tranquilla. Non ci sono né poliziotti né niente. Dobbiamo semplicemente entrare nel parcheggio, cioè nel garage. E non so, gli diamo qualcosa. Dobbiamo vedere cosa succede. Papà, ci siete tutti? Ok, dunque, il garage era il numero 8 se non mi sbaglio. Oddio, spero di andare nel parcheggio giusto. Oddio, che è successo a quell'auto? Faccia di Ronaldo, mi ispira poca fiducia, però spero di essere al sicuro qui nel ga... essere sicuro del garage! Oh mio Dio, papà, hai fatto una soffiata, ma sei scemo, ci hai fatto prendere. No, vabbè, questo è preso drammatizzare. Ok, ragazzi, siamo altamente fregati perché 1, 2, 3 poliziotti ci stanno puntando un'arma. Oddio, ma... Ragazzi, c'è Trump, c'è il presidente degli Stati Uniti. Chi l'aveva visto, ragazzi? Vi giuro, non l'avevo visto. Oh, meno male, ci sono ancora le mie auto. C'è la Ferrari, la BMW XM. Ronaldo, c'è nel momento di pensare a queste cose. Sembra che Trump ci voglia parlare, papà. Parli tu? Il problema è come facevano a sapere che saremmo venuti qua. Forse era l'unico posto dove potevamo andare. Ok, ragazzi, è facile immaginare il motivo per cui i poliziotti non smettono di puntarci l'arma addosso, cioè di puntare l'arma addosso a Dante dopo che ha praticamente distrutto mezzo distretto di polizia e carabinieri li ha completamente devastati.
Ok, cerchiamo di sentire quello che sta dicendo Trump e mio padre. Allora, ragazzi, da quello che sto sentendo dire è che Trump è venuto a sapere tutto quello che ci è successo, che abbiamo avuto una denuncia e tutto il resto. Mio padre sta spiegando la situazione, che non c'entriamo noi, ci hanno inteso un'imboscata e tutto il resto. E a quanto pare sembra che Trump stia capendo, anzi sta ridendo, dice che non c'è nessun problema, anzi che siamo scagionati. Come siamo scagionati? Papà, ha detto che siamo scagionati! Ha detto Trump che non c'è problema, ci può scagionare senza problemi a una sola condizione, cioè. Forse penso di aver capito qual è la condizione. Papà, ci hanno scagionati, ti rendi conto? Sì, ne siamo, non dobbiamo più andare in carcere. Trump sta dicendo che quel bambino che c'è dietro di noi è troppo pericoloso e che deve essere affidato a Fort Zancudo. Infatti, penso che questi tre dietro cazzuti siano appunto di Fort Zancudo. Perché Trump sta dicendo che potrebbe essere un pericolo pubblico e poi potrebbe essere un'arma di terrorismo venuta dal futuro e quindi devono studiarlo attentamente. Ok, allora ragazzi, sto vicino a papà perché ho paura e Trump sta dicendo che comunque in ogni caso Fort Zancudo ormai se lo prenderà a tutti i costi, anche perché ho quella cattiva, quella buona sta qui. Sì, va bene, però vi prego almeno trattatelo bene per cortesia, è un bambino come me, c'ha la mia stessa età, porca miseria. Trump dice non c'è problema, non c'è problema. Trump dice sempre, ragazzi, non c'è sta problema. Tante, verrò a trovarti. Te lo prometto, non essere triste. Ha detto che ti tratteranno bene. Lo andremo a trovare, ragazzi, dai, sicuramente. Dante sta con quelli di Fort Zancudo che purtroppo non mi ispirano molta fiducia. E il presidente sta dicendo appunto a uno dei poliziotti di fare. Eravamo insomma incastrati su sta cosa. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, spaccate il video di mi piace. Commentate, ditemi magari che episodi vorreste vedere. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere assolutissimamente, ragazzi, i prossimi video perché ne vedremo ancora delle belle, non è ancora finito. Voglio salutare velocemente gli ultimi voi su Instagram. Saluto Boccardi Gianfranco, Leopera, Manuele Capasso 77, Daniele Barbone 2003 e Giuse 0202. Questi sono i 5 bomber che ho salutato oggi. Vi ricordo che io e Renato Junior vi salutiamo sempre a fine video. Vi basta semplicemente venirmi a seguire su Instagram, che trovate in descrizione, o semplicemente basta cercare chiocciola Realentoni, come potete anche leggere. E ragazzi, vi venite a seguire e vi posso salutare io con Ronaldo Junior e anche Ronaldo. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Non vi dico di stare tranquilli perché ne verranno ancora delle belle. Chissà se la situazione si risolverà così. Fatto sta che le accuse sono cadute, ora Dante dovrà andare con quelli Fort Zancudo. Io vi ringrazio per essere stati con me quest'oggi, aver visto questo video. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale. Qua è MegoZ, ragazzi, e ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!